quindi entriamo nello specifico. Io ho qua un libro che dopo andremo a raccontare anche qualche curiosità. Marco Facciolo, benvenuto innanzitutto. Grazie. Come stai? Sto molto bene, sì, grazie. È stato un bell'invito questo. Bene, allora sono veramente curioso di quello che succederà perché tu sei un medium e quindi entriamo nello specifico, andiamo a raccontare innanzitutto quella che è la tua storia, che è molto interessante. Diciamo che nasco ad Avigliana nel 65, sono un bambino con degli interessi un po' particolari, un po' diverso da tutti gli altri bambini, per il fattore che comunico con animali, mi preoccupo di abbracciare alberi, faccio alcune cose che gli altri bambini non fanno. Finché non vengo in contatto di notte con alcuni esseri che appaiono al fondo del mio letto. E i miei genitori si spaventano un po' per questa cosa e mi portano dal medico di famiglia, perché in quegli anni ci si rivolgeva al medico. E il medico, per tutta risposta, vedendo un bambino davanti a sé con delle doti un po' particolari, gli consiglia di portarmi dall'esorcista più vicino in zona, che sua Selvaggio di Coazze. E questo esorcista ha un amico lì con sé che è un medium molto famoso, che è Gustavo Rolle, e mi affida lui per studiarmi. Quindi io vengo studiato da Gustavo Rolle per un mese, un paio di mesi, da come viene raccontato, e poi vengo lasciato andare dai miei, torno di nuovo a casa. Quindi tu per un mese sei stato con Roll. No, vengo portato dai miei genitori una volta alla settimana, una volta 2 alla settimana, adesso non so bene perché io ho 3 anni, quindi non ricordo. In cui lui mi studia la mia percezione extrasensoriale e lo spostamento degli oggetti, la smaterializzazione degli oggetti. Dopodiché, vedendo questi risultati e paragonandoli a lui, mi praticamente chiede ai miei di tenermi a casa, di avere cura di me e mi lascia andare. Io in realtà non so neanche che lui è Gustavo Roll, perché mi viene nominato come nonno Ciccio, perché sono un bambino, vengo portato da lui in quella veste lì. E scopro poi che Gustavo Rolle, qualche anno dopo, leggendo un suo libro, quindi vedendo la foto, scopro di lui. Tu l'hai più incontrato o solo in quella circostanza lì? L'ho incontrato ancora un paio di volte, però non direttamente. Io e Gustavo Rolle non abbiamo mai avuto a che fare direttamente successivamente. Quindi è stata un'occasione, però non sfruttata al meglio, perché non conoscendolo, non avendo l'età adatta per poter fare domande o per scoprire cose, non ho potuto gustarmi la situazione. Però ho continuato a crescere e a praticare e a sperimentare tutte le situazioni, tutti i doni che avevo, su altre persone, su me stesso, portando dei benefici ad altri, così, e venendo riconosciuto. Sempre comunque rimanendo nei ranghi dei genitori, che erano un po' contrari a questa cosa. Poi verso i 15-16 anni ho iniziato a uscire, e dapprima a frequentare questo esorcista che mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato ad affrontare alcune cose, a risolverne altre, e ad aumentare il mio potere energetico. E poi varie esperienze con altri insegnanti su altre cose, e mi hanno portato fino a qualche anno fa, che ho iniziato a fare convegni e giornate benessere in giro per l'Italia. E E a scrivere libri. a scrivere libri, sì. Lo scrivere libri è stato che 2 anni fa mi veniva detto continuamente di scrivere un libro, durante le canalizzazioni mi veniva proposto di scrivere un libro. Porta questo libro perché servirà, sarà un'informazione per altri. Fino
finché in un centro olistico, qua a Torino, ho conosciuto uno scrittore che è Francesco Spagnolo, scrittore musicista, e gli ho proposto di scrivere un libro con me. Lui ha accettato, anche se la tematica non era una tematica sua, perché lui si occupa di altre cose, soprattutto di musica, però ha accettato volentieri per portare qualcosa nella sua vita di diverso. E così abbiamo iniziato a scrivere questo libro, che dopo 4 mesi è uscito, e diciamo che ha portato un po' fortuna a tutti e due, perché a me ha dato la possibilità di conoscere tante persone nuove e a lui di aumentare il suo farsi conoscere nel livello della musica e anche nell'ambito della scrittura di libri. Entriamo nello specifico, perché io ti ho conosciuto oggi, grazie a Savio, che ringraziamo e salutiamo, che anche lui è un po' un autore occulto di questa trasmissione, e io un po' ti ho visto all'opera, ma raccontiamo un po' anche ai nostri amici a casa come avviene. Quindi magari si sta parlando, magari sei in tutt'altre faccende affaccendate, a un certo punto ti giri verso qualcuno ed è come se proprio, in gergo si dice, canalizzassi qualcosa, come se vedessi qualcosa. E gli Sì. dici una frase, nasce da un'immagine, da una voce, raccontaci che cosa accade. In realtà io percepisco le frequenze che girano intorno a noi e inizio a visualizzare i corpi delle persone che sono mancate e che devono portare un messaggio, e do il messaggio alla persona o do una soluzione per risolvere un problema canalizzata in quel momento. E questo avviene naturalmente. Non potrei neanche spiegarlo nello specifico, perché non c'è una partenza vera e propria, però accade naturalmente che appaia questa entità, mi dia il messaggio e io lo riporti alla persona. Esatto. Un po' come faceva Roll, se vi ricordate, lui in base al colore che emana un po' l'aura, quindi questi corpi sottili delle persone, andava e magari al ristorante diceva: signora, si controlli il fegato, sì, lei magari faccia attenzione a questa cosa, ma assolutamente fuori contesto. Quindi erano un po' dei messaggi che lui, delle visioni che aveva sul momento, che poi si è scoperto dopo essere un po' i famosi colori dell'aura. Quindi quando vedeva un qualcosa che non andava, un equilibrio energetico che stonava, lo andava a far notare alle varie persone, che poi ne hanno avuto anche giovamento. Ci racconti un po', nello specifico, anche senza fare nomi se non vuoi, un po' di situazioni in cui ti è capitato di aiutare anche qualcuno, di raccontare, rivelare, svelare qualcosa di eclatante. Ma qualche situazione è avvenuta in varie persone. Dirti nello specifico quali, quante persone, non saprei dirtelo, però alcune persone vicino a me sono apparse delle entità che mi dicevano il nome o due nomi, il nome e cognome, e mi dicevano chi incontrare la persona, cosa avrei fatto con questa persona e come sarebbe andata la nostra vita. Oppure altre persone che hanno avuto dei problemi di salute si sono rivolte a me, e in quel momento mi appariva magari un loro defunto che portava una notizia che gli risolveva un problema, magari anche un problema di salute o un problema economico. Sono successi molti fatti, quindi. Bisogna sempre fare molta attenzione quando si tocca questi temi, però io ci tengo anche un po' a raccontare queste teorie, che poi hanno anche dei fondamenti a livello scientifico, quindi con la fisica quantistica, se andiamo a riprendere un po' i Veda, la teoria delle stringhe, la multidimensionalità, quindi ci vengono un po' raccontati nei testi antichi tutti questi fenomeni. Ed è una capacità che in teoria possediamo tutti, ma in qualcuno è più spiccato rispetto a qualcun altro. Mi viene in mente il bambino che palleggia già da piccolissimo, il Maradona di turno che ha delle doti già spiccate. Però tutti i bambini possono imparare a giocare a calcio, magari non come Maradona, però è un talento che Certo. uno ha più spiccato. E quindi già questa tua sensibilità che avevi da piccolissimo, fra l'altro poi andremo ad approfondire, quindi mi raccomando, osservate bene i bambini. Perché insomma accade qualcosa. Ora, poi nelle varie culture c'è chi magari cerca di bloccare, di interrompere subito questa cosa strana che si può intravedere nel bambino, e c'è chi invece la incoraggia. Quindi andremo a toccare anche l'argomento dei bambini indaco, i bambini cristallo e un po' queste nuove generazioni, perché i bambini di oggi sono decisamente su un altro livello. Non so se vi è capitato di vederli anche solo giocare. Però tu hai qualche ricordo della tua infanzia, qualcosa che ti ricordi nello specifico?
Io parlavo con gli animali, avevo questa dote di poter comunicare con gli animali e gli animali durante la comunicazione facevano le cose che praticamente gli dicevo io di fare. È successo più volte che animali, magari dei cani arrabbiati con rabbia addosso, si fossero avvicinati a me e da me si facevano accarezzare, mentre con altri ringhiavano e così via. Anche cose eclatanti è che magari riuscivo a sentire lo stato emotivo, lo stato fisico di un bambino della mia età, un coetaneo così, e magari riuscivo a portare ai genitori il mio punto di vista, che non veniva sempre ascoltato, ma quando veniva ascoltato veniva risolto qualche problema di salute o magari un problema emotivo che fino a quel momento lì era rimasto insoluto. Oggi stiamo incontrando anche un po' nello specifico, in pratica, quello di cui abbiamo parlato, fra l'altro vi rimando anche alla puntata con Valentino Bellucci in cui si parlava dei mistici e le porte dell'infinito, e questa capacità di comunicare con gli animali traspariva in più persone con questi canali aperti, più spiccati. Andiamo a ricordare per esempio San Francesco, quindi, ma non era l'unico, non era l'unico, quindi abbiamo parlato anche di Pitagora o siamo andati anche a vedere in India in alcuni guru che parlano perfettamente e comunica con i corvi, e quindi insomma sono poi aspetti della realtà che sono un po' celati, a qualcuno possono spaventare, ma spaventa solo ciò che non si conosce, quindi insomma con uno studio o cercando di trovare questi aspetti un po' inspiegabili della realtà, quantomeno si tiene aperta la mente, Sì, ecco. esatto. Diciamo che gli animali hanno una sensibilità che è maggiore alla nostra. E a me capita sovente di incontrare animali che di altre persone non esitano a avvicinarsi, a farsi accarezzare e così via. Forse riescono a riconoscere la sensibilità che c'è in entrambi e quindi si fidano ciecamente e si lasciano accarezzare. E poi abbiamo parlato prima di alcune tue visioni, perché un po' come accade anche nel film Il Sesto Senso, tu hai proprio delle visioni di persone, anime o comunque qualcuno che è passato in questo mondo che al momento non è più in questa dimensione. E quindi si sono presentati a te con nome e cognome, ma li vedi proprio? Sì, io li vedo proprio, comunicano con me, tante volte mi chiedono di utilizzare l'energia del mio corpo per poter comunicare, per poter parlare. Succede tante volte, succede durante una canalizzazione che io lo lascio passare e scrivo direttamente il messaggio col computer. Ti spiego, io non ho fatto mai nessun corso di computer, quindi i miei libri li ho scritti schiacciando un tasto e un altro. Quando canalizzo riesco a scrivere con due mani e non fare neanche un errore, quindi do spazio a questa entità che comunica, che scrive lui. Quindi sei proprio uno strumento, come Sì, diceva Roll, esatto. io sono la grondaia, quindi vai semplicemente a carpire ciò che c'è e lo trasporti e Sì. lo comunichi. Questa però è una dote che, come abbiamo detto prima, può anche far paura sia alle persone che circondano un po' il soggetto, il protagonista di queste capacità, ma anche la persona stessa. A me è capitato di un amico che mi raccontasse di un'esperienza pre-morte, di lui che si vedeva fuori dal corpo. E questa cosa però l'aveva spaventato al punto da dover poi andare in cura da uno psichiatra, perché lui diceva: io da quel momento non ho più capito cos'è la realtà, per me nulla aveva più senso, perché gli aveva un po' tolto qualche schema rigido su cui lui si fondava. Quindi, quale può essere il messaggio? Come hai fatto tu e che consiglio possiamo dare a chi magari percepisce qualcosa di strano o ha un parente vicino, un figlio, un amico che ha queste capacità? Che consiglio ti senti di dare? Allora, io non ho mai mangiato nessuno, tanto per iniziare. Anche come medium non arrivo a quel punto. Cerco sempre di non spaventare le persone perché i due mondi sono molto vicini e sono molto legati. Quindi il contatto con l'oltre è più vicino di quanto pensiamo. Tutti in qualche modo siamo dei medium, nasciamo con le stesse caratteristiche di un medium. C'è chi le sviluppa nel corso della vita, c'è chi non le sviluppa. Però tutti abbiamo il sentore
abbiamo la percezione in qualsiasi momento della nostra vita. E io dico di non spaventarsi, lo stato di premorte può, diciamo, portare a pensare, però non è così grave come sembra. Lo stato di premorte porta, se si vive questo stato è perché c'è stata data un'altra possibilità, una possibilità di vedere qualcosa che nell'arco della nostra vita non avevamo visto. E quindi c'è stata data quella possibilità di aprire una finestra su un'altra dimensione. Sicuramente questa persona che è rimasta spaventata, quando è tornata spaventata, poi nel corso della sua vita avrà riguadagnato questa fiducia e questa paura si sarà trasformata in una nuova possibilità o in un nuovo miglioramento nella sua vita. Anni fa, cercando di farmi spiegare un po' questi fenomeni a proposito dell'invisibile, a un certo punto mi venne detto: per esempio, intorno a te c'è la musica, ma tu non la vedi. E io rimasi un pochettino lì per lì, dopodiché accesero una radio e sull'FM effettivamente tu sei circondato da onde, da frequenze in cui viaggia la musica, ma per percepirla hai bisogno di uno strumento. Senza quello strumento sarebbe stata pura fantasia, eppure c'è, quindi Esatto. è dimostrabile un po' che esiste l'oltre. L'oltre si manifesta in vari modi. Io percepisco queste frequenze, queste vibrazioni sotto forma di colore. Vedo striature di colore varie, sfumature. Riesco a calcolare una vibrazione bassa, una vibrazione alta. E questo per me è il modo più facile per avvicinarsi all'altra dimensione. Ci sono varie dimensioni. Noi lavoriamo in multidimensione e riusciamo a raggiungere delle dimensioni elevate utilizzando queste frequenze. Le persone che si mettono vicino a me, gli viene assorbita la frequenza che in quel momento può essere dannosa. E viene data la possibilità di aumentare la sua frequenza o rinnovare una vibrazione nuova. Tutto questo per me succede da quando sono nato, quindi spiegarti esattamente come sia, come non sia, non è facile. Io lo vivo, l'ho adattato alla vita normale di tutti i giorni, facendo un po' fatica all'inizio, però accettandolo. E accettandolo come da bambino come un gioco, e da adulto come una realtà che è forse invidiabile, o forse spaventosa per qualcuno, però è unica, unica nel suo genere. Tra l'altro, mentre ci raccontavi queste cose, mi è venuta un po' in mente l'immagine dei chakra, in cui ad ogni chakra viene dato un simbolo, quindi un segno grafico, ma anche un colore. Quindi ogni Esatto. chakra ha un colore, e anche qui tutto ritorna. Quindi il principio era il verbo, le frequenze sonore, ma anche le immagini, anche i colori. Quindi fanno parte anche di quella che è l'anatomia del corpo umano. Esatto, portare la musica nel corpo e portare i colori nel corpo vuol dire modificare la frequenza dei chakra. Più che altro arricchirla, perché modificarla sembra un po' impossibile. Anche se i nostri sette chakra principali, come vengono chiamati, in realtà non sono sette, ma sono 38 sparsi in tutto il corpo. Quindi ci sono varie assonanze, ci sono vari miscugli di colori che servono a mantenere un corpo equilibrato. Quindi se uno riuscisse a entrare in tutte queste assonanze, penso che sarebbe matto come sono io. Fantastico, e in più per chi magari ancora non conoscesse il potere del suono, vi invitiamo anche ad ascoltare i mantra, in questo caso anche la musica del nostro amico Savio, i Power Mantra, quindi la Esatto. musica psytrance circondata da un mantra e si ha un effetto veramente quasi psichedelico, oserei dire. Io l'ho ascoltato anche ieri sera, è una ritmica, un suono particolare, è veramente coinvolgente. Devo dire che io, essendo un amante di musica elettronica, riesco a trovare nella sua musica un potere molto rilassante, quindi io lo consiglio molto. Io non dirò altro, ma
Vi posso garantire che nel fuori onda di questa trasmissione, aspettando un po' che il regista preparasse lo studio televisivo fosse ad hoc, abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola e lui a ognuno di noi qualcosa ha detto. Quindi noi non scenderemo nello specifico, però se vi capita di incontrarlo è stato veramente interessante osservarlo perché ad ognuno di noi ha detto un qualcosa anche di molto specifico. Sì, E esatto. a vedere anche la reazione di membri del nostro staff, devo dire che il tuo effetto l'hai fatto, quindi nel senso hai colpito nel segno e non diciamo altro. Per quel che mi riguarda, dovrò aspettare qualche anno, ma ti dirò. D'accordo. E quindi ritorniamo fra pochissimo, andiamo ancora più nello specifico e cerchiamo di raccontare e dare un'altra versione a tutto ciò che stiamo vivendo. Altro giro, altra corsa, entriamo sempre nello specifico con un'altra esperienza pratica. Quindi abbiamo parlato di strumenti, vediamo un altro strumento per andare a sondare l'oltre. Quindi diamo il benvenuto a Cristina Rosso. Come stai, innanzitutto? Grazie, benissimo, grazie di questo invito soprattutto. Bene, ed entriamo un po' nello specifico perché sempre in ambito di medianità, ma andiamo un po' a raccontare quella che è la tua storia. Ci ricolleghiamo un po' al discorso dell'infanzia, di osservare bene i bambini e quello che accade in tenerissima età, per raccontare poi il tuo presente. Dove posso partire? Direi da piccolissima, dai miei giochi di infanzia, che erano particolari in alcuni aspetti, molto semplici in altri. E io non ho molta memoria, mi è stato riportato che, come ti raccontavo prima, quando ci siamo incontrati, di questa particolarità. Giocavo e parlavo spesso di luoghi, agli adulti molto conosciuti e città specifiche, ma che io in quel momento erano solo luoghi di gioco. E invece mi sono trovata in età adulta, così, da ragazza, di poter invece viaggiare e andare proprio in quei luoghi che erano l'oggetto dei miei giochi. E lì ho scoperto cose particolari, perché per esempio mi sono ritrovata in la parte vecchia di una famosa città spagnola, Granada, trovarmi a girare per le strade, parlare spagnolo perfettamente, riconoscere luoghi, vicoli, strade, rivedere un po' quello che per me era stato quel gioco, ma che in quel momento invece si stava concretizzando come un ricordo, una memoria Un déjà vu, lontana, un c'eri già déjà vu. stata. Anche Sì, un déjà vu un po' pesantuccio, diciamo, però sì, un déjà vu. perché Granada non è proprio una città che viene nominata spesso, nel senso che No, ma nella soprattutto nostra nei giochi di un esperienza. bambino. In giochi di un bambino è difficile, no? Invece era ricorrente mi dicevano questo nome, questo Granada, nei miei giochi a 2, 3 anni, ecco, nella mia stanza. A me è capitato anche con l'Himalaya, io lo racconto spesso quando si entra in argomento. Il fratellino di un compagno d'asilo di mia figlia fece un disegno, disegnando solo de delle montagne, in una c'ha scritto Himalaya. E quindi lì, anche lì, Chi lo si sa? apre un Chi lo mondo. sa? Chissà, non è poi Chissà. una cosa che. Perché finché New York, Parigi, Roma, uno ce l'avrà sentito, però entrare poi così nello specifico. E poi, quindi, da lì hai avuto un po' la certezza, quando tu hai Sì, rivisto la quei certezza. E luoghi. poi ci sono stati vari avvenimenti nella mia vita. Sentire parlare, così improvvisamente nell'orecchio, vedere di fronte a me figure che in fondo non esistevano nella realtà, di vedere a fianco di persone, altre persone, ecco così. E poi c'è stato questo timore, però, anche per educazione, un po' retaggio di culturale, quello di non parlare subito o parlare solo in alcune occasioni, lasciando un po' stupiti chi mi stava ascoltando. C'è stato un avvenimento particolare nella mia vita che prima non ti ho raccontato, racconto adesso. È stato un incidente automobilistico. Improvviso a Roma, sul raccordo anulare di Roma, un mattino, ero insieme a dei parenti, praticamente in auto, scoppia un pneumatico a 120 all'ora in terza corsia e questa macchina, il guidatore perde il controllo. E durante questa grande catapulta di quest'auto, mi è capitato di improvvisamente avere la percezione che da lì a poco avrei lasciato questa dimensione, perché ho improvvisamente visto chinata giù, tirata giù tra i sedili, ho visto una grandissima luce,
è come un film improvviso della mia vita. Quindi tutta una serie di fotogrammi che mi riprendevano da quando ero piccolissima, ancora in fasce, e fino al momento attuale, di quel momento lì. E poi ho visto la mia nonna materna venirmi incontro in questa grande luce e farmi un segno come non è il momento, a me non è mai arrivato questo, non è il momento. E poi c'è stato il grande schianto contro il guardrail e io comunque sono ancora qua a raccontarlo. Sicuramente da quel momento è cambiato qualcosa. E questi avvenimenti sono diventati, cioè, diciamo, avvenimenti nella mia vita sono diventati sempre più frequenti, queste percezioni, queste sensazioni. E poi c'è stato un grande evento triste che è stata la perdita di mio padre. Perdita. Il passaggio, oggi dico, nell'oltre del mio papà, che è diversamente vivo, nell'oltre, e questo ha fatto sì che io mi avvicinassi sempre di più a questa ricerca verso questo oltre, e credo che da là mi abbiano condotta verso la strada, per me, quel momento più congeniale, più utile per avvicinarmi sempre di più, che è stata la metafonia. Spieghiamo bene metafonia che cos'è. Allora, la metafonia è un ramo di una, diciamo, di una tecnica, di quella che si viene chiamata transcomunicazione strumentale. Per chi non sa cos'è la transcomunicazione strumentale, posso dire che è un sistema, una tecnica per comunicazioni con l'altra dimensione, che possono avvenire sia audio, quindi metafonia, sia video, quindi metavisione. E appunto, utilizzando degli strumenti che ci vengono forniti dalla nostra tecnologia, quindi la radio, la videocamera, oggi il PC, il telefono, il registratore, insomma, ci sono varie esperienze. La metafonia è una pratica relativamente recente, se parliamo del fine 800, inizio 900. Ci sono stati dei pionieri di questa metafonia. In Italia abbiamo nomi illustri. E ne voglio dire uno in particolare, perché so che per chi sta ascoltando in questo momento, e giustamente rispettando la formazione culturale di tutti, noi siamo in uno stato prettamente cattolico. E abbiamo questa cosa del fatto che la Chiesa ci ha sempre detto che i morti non bisogna disturbarli, no? Bisogna lasciarli dove sono. E quindi vorrei narrare una cosa della metafonia. Uno dei pionieri della metafonia in Italia nel 1952 è stato padre Agostino Gemelli, uomo di chiesa che un giorno, insieme a un suo collega, un monaco benedettino, padre Ernetti, registrando musica sacra per delle sue lezioni all'università, sentì una voce in questo nastro. E si ruppe in quel momento il magnetofono che stava utilizzando. Lui, molto innervosito, cominciò a invocare l'aiuto di suo padre, che era mancato da non molto tempo. Quando riuscì ad usare questo magnetofono, a riascolto sentì la voce del padre, un uomo di chiesa che improvvisamente trova incisa la voce inconfondibile del padre. Quindi, potete immaginare quale possa essere in quel momento lo sconvolgimento di un uomo di fede. E avviene proprio quello. Lui chiede, fa domande e ha addirittura nuovamente la risposta, la riconferma che è il suo padre che sta comunicando con lui. Uomo di chiesa che dopo un certo tormento va dal pontefice dell'epoca. E questo per dirvi che non si fa nessun peccato a dialogare con i morti, anzi, la Chiesa è a conoscenza di tutto ciò e il Catechismo moderno nel 1997 ha deliberato la possibilità di poter avere dialogo con i cosiddetti morti, purché i fondamenti siano motivati da fondamenti religiosi, scientifici, di fede e quindi non di lucro.
E questa è la cosa più importante, credo, in questo Grazie per la ambito. precisazione, perché infatti questo è un argomento un po' spinoso, però c'è una sorta di spiegazione, perché come abbiamo detto si tratta nel registrare, nell'effettuare una registrazione e poi solo nell'ascolto di quest'ultima andare a carpire una frase, una parola, una voce. La spiegazione è tutto un discorso energetico, quindi chi mi raccontò di queste cose in passato mi disse che serve meno energia per poter poi comunicare in questo modo rispetto ad altri mezzi, quindi c'è chi è più propenso a lasciare questo tipo di messaggi. Sì, ma poi oltre, questo è uno dei mezzi per il quale loro ci fanno così la grazia di poter essere ascoltati e di comunicare con noi. Sicuramente è uno dei metodi più congeniali, forse per chi ha bisogno di avere una prova tangibile, no? Perché noi siamo immersi in un mondo olistico e non dove veramente ci sono persone di tutti i tipi, ci sono persone che sono effettivamente come tu, so che hai incontrato Marco Facciolo, e quindi medium dalla nascita, doti grandissime fin dall'infanzia, e persone che invece magari arrivano, io sono un medium. E ahimè, siamo in un ambiente dove purtroppo c'è anche chi lo fa veramente per lucro. E io, per quanto riguarda la metafonia, vado sempre molto, molto in punta dei piedi, per come ti ho già spiegato, quando si approccia con questo tipo di tecniche e canalizzazioni e possibilità di così comunicare con l'oltre, bisogna sempre andarci con i piedi di piombo perché stiamo camminando nel dolore di qualcuno. E quindi questo è essenziale. Entriamo nello specifico, raccontaci anche se vuoi qualcosa di tuo o qualcosa in generale di esperienze che hai vissuto tramite questa tecnica, di frasi rivelate, di parole chiave. Se vuoi raccontare a chi si riferiscono, altrimenti no, rimaniamo vaghi su un qualcosa che ti è capitato di assistere. Ma messaggi ne sono arrivati veramente tanti, tanti, ci sono tantissime registrazioni. Io registro per chi incontro e sento in sintonia in quel momento, cioè è come se a me prima di registrare arrivasse il riconoscere chi in quel momento ha bisogno di quello. A volte è una richiesta proprio palese, no? Ho bisogno di sentire quella persona. Io parto sempre dal presupposto che pur essendo partita da questo testo, mi permetto di farlo vedere. Prego. Che si chiama La telefonata in paradiso, scritto da Riccardo Di Napoli. Riccardo Di Napoli è stato, posso dire, la persona che mi ha condotto sulla strada della metafonia in maniera pratica. È stato un ricercatore spirituale per 26 anni, poi anche lui è passato a fare la guida nell'oltre. Dicevo appunto, ci sono persone che vengono e ti chiedono il messaggio, però è vero che noi possiamo accendere un registratore e provare a contattare quell'oltre. Non è detto che sempre ci siano, bisogna essere molto, molto, anche se posso dirti che nella mia esperienza ci sono sempre stati, però bisogna essere proprio, non è alzare un telefono e fare una telefonata, prima di tutto predisporsi con l'animo più sereno e più umile possibile e dopodiché dare la possibilità che questo avvenga. Messaggi ne arrivano tanti. Io non posso rivelare naturalmente nomi, ho sentito bambini passati nell'oltre, ho sentito coro di bambini, questo ve lo posso poi lasciare perché cori di bambini che salutano dall'oltre, persone che hanno riconosciuto i propri cari, a volte quando loro riescono, possono, magari ci danno anche la loro timbrica. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di disincarnati, dove non esiste più un organo fonatorio, per cui tutto quello che viene creato sulla frequenza energetica. Quindi a volte capita. A volte chi si avvicina alla metafonia riconosce il proprio caro, perché quasi sempre vuole incontrare per prima cosa il proprio caro, tramite magari un elemento unico, distintivo per quella persona. Io posso dire che la prima volta che ho avuto il contatto con il mio papà, la certezza per me e per chi era con me, che era la mia mamma, di questo contatto è stato, per esempio, un nomignolo con il quale mio padre chiamava unicamente solo mia mamma e che solo noi potevamo
riconoscevamo, quindi quella è stata la cosa. Mi permetto di dire tutte le volte che porto a conoscenza della metafonia alle persone una cosa: ci si avvicina alla metafonia in punta di piedi, chiedendo all'alto di poter avere questo contatto, ricordandoci sempre che se anche arrivasse un solo ciao dentro quella registrazione, beh, cominciamo a pensare intanto quel ciao da dove arriva, sarebbe già tantissimo. Ma veniamo al tuo incontro con Marco. Il mio incontro con Marco risale a un pochino più di 2 anni fa. È stato un incontro particolare, avvenuto proprio in un pomeriggio di presentazione presso un centro olistico di Torino di quello che era la metafonia. E io ero lì come, diciamo così, portatrice di questa esperienza e lui si è presentato in questa sala. Al termine di questo incontro c'è stata subito una grande sintonia. Sicuramente io conoscevo Marco attraverso dei convegni a cui avevo partecipato, l'avevo visto fare medianità pubblica, conoscevo quali erano le sue doti. Sicuramente poi la vicinanza personale e il poterlo vivere è stata un grandissimo dono per me, perché mi ha portato su una strada ancora di maggiore espansione di questa mia conoscenza, esperienza in questo ambito e soprattutto io non finirò mai di ringraziarlo perché mi ha coinvolto in suoi progetti che erano lì in partenza. Uno in particolar modo è il percorso formativo con Anche e UAS, è un percorso che stiamo portando in giro un po' in giro per l'Italia. È un percorso per l'utilizzo di strumenti antichi, appunto come l'Anche UAS, che portano beneficio non solo a livello spirituale, ma soprattutto anche a livello fisico ed energetico. E insieme poi lui ha insistito, così, mettere insieme le nostre esperienze, il nostro sentire e creare un percorso di crescita interiore, non lo abbiamo chiamato crescita interiore del sé e medianità, perché partiamo appunto dal presupposto che tutti quanti possono, sono medium, non possono essere, siamo tutti medium, se così vogliamo dire, siamo quel mezzo, quel medium tra varie dimensioni che possiamo così allenare, se vogliamo dire, fare in modo che i nostri canali si aprano sempre di più per percepire i messaggi che arrivano. Come dico, l'importante è sempre farlo con il cuore e con l'umiltà, questo sicuro. Rilancio anche le nostre puntate sull'Egitto, ne abbiamo fatte diverse, anche abbiamo approfondito anche l'Anche e UAS, vi incoraggio e vi suggerisco di andarle anche a riascoltare e riprendere, perché si entra proprio nello specifico, quindi collegato anche un po' al mondo egizio. Sì, molto, questo mondo egizio particolare. E qui ce ne sarebbe un'altra, se vuoi che io posso, magari posso raccontarti della mia esperienza e forse sono arrivata anche a Marco, non so, anche per questo. Perché in tutti questi ricordi c'è stato un ricordo particolare. Io ho conosciuto tanti anni fa una persona in un'esperienza anche così insolita, la pirobazia. E in questo percorso ho incontrato una persona che ho riconosciuto con l'anima, quindi l'ho riconosciuta con l'anima. E questa persona, in questa sua esperienza terrena attuale, è una persona che si occupa di Kabbalah, no? Kabbalah era praticata moltissimo dal popolo ebreo e nell'antichità, proprio nel periodo egizio. E mi sono ritrovata ad essere legata a questa persona per un po' di tempo. E mi sono riconosciuta tramite poi anche l'intervento di una medium, eccetera. Io e questa persona eravamo già state legate. Io avevo dei ricordi molto lontani di qualcosa che aveva a che fare con l'Egitto, con le sacerdotesse, con non lo so. E lì è partito una storia bellissima che mi ha portato alla seconda consapevolezza che non c'era solo Granada nella mia storia, ma c'era stato probabilmente un altro percorso in terra d'Egitto. Non avevo fatto una gran bella fine,
ero innamorata di un uomo che praticava la Kabbalah. E dato che storicamente ebrei ed egizi non potevano unirsi, ma nemmeno in matrimonio, e così io ho fatto un po' una brutta fine con un rettile. E nella mia vita attuale io ho il terrore di vedere qualsiasi tipo di rettile, non posso vederlo, assolutamente. È una storia molto bella, ci vorrebbe un po' di tempo per raccontare, sembra quasi un romanzo. Bene, e quindi ci fa un sacco piacere avervi raccontato anche quest'oggi un po' della storia secondo il nostro punto di vista. D'altronde questa trasmissione si chiama Facciamo finta che, quindi noi facciamo finta come il gioco dei bimbi, quindi nessuno si sentirà offeso o urtato nella propria sensibilità, ma magari in qualcuno è sorta qualche domanda. Come al solito abbiamo semplicemente grattato la superficie, quindi Sì, ce ne sarebbe da dire per ogni veramente cosa che abbiamo tantissime citato cose. intere puntate. Abbiamo fatto questo sguardo, questa panoramica. E io intanto vi ringrazio di aver partecipato, di essere stati insieme a noi. E Grazie a voi. vi invito a iscrivervi al canale YouTube e cercare anche le puntate su Facebook. E anche a voi, amici da casa, che ci avete scelto anche questa settimana in prima serata. Appuntamento alla prossima puntata. Andiamo in sigla. Grazie per averci seguito.